Spingendo sua madre in carrozzina nella maratona di Barcellona, ha segnato il miglior tempo ed è entrato nel Guinness dei primati. Ma il dono più grande che Eric Domingo Roldán ha fatto a mamma Silvia, malata da 17 anni di sclerosi multipla, è la libertà. Corro con lei perché così può sentirsi libera, ha raccontato l'atleta dopo la vittoria. Cosa le viene in mente guardando queste immagini? Ma innanzitutto la potenza e la prepotenza dello sport. Lo sport che non è soltanto competizione, non è soltanto agonismo, ma è socialità e comunità. E poi è anche famiglia, vedere l'immagine di un figlio che spinge per 42 chilometri e oltre la propria mamma, ma non soltanto per rincorrere un risultato sportivo, ma un risultato, a mio modo di vedere, molto più importante, che è un risultato di solidarietà, perché è finalizzata a raccolta fondi per la ricerca contro la sclerosi multipla. Secondo me rappresenta la sintesi di quello che per me è lo sport. È una dimensione sicuramente agonistica, ma nello stesso tempo uno straordinario strumento politico. E infatti la volontà di Eric e sua madre è sempre stata quella di sensibilizzare la collettività su una malattia che nel mondo colpisce 2 milioni e 800 mila persone. Lo sport è da sempre a servizio di cause molto importanti e di alto contenuto valoriale, soprattutto in termini di, diciamo, di azioni di sostegno alla ricerca su tante cose. Lo sport è comunque immagine e comunicazione, lo sport arriva in termini emozionali dove poche altre realtà riescono ad arrivare.